Oggi video assaggio. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Lui sbaglia sempre, così lo dico io. Oggi video assaggio, cose buone dal mondo. Siamo stati in un negozio che vende roba etnica qui a Catania, che si chiama Cristaldi, e abbiamo preso un pochino di cosine random, un po' dal mondo, quindi non orientali, non americane. No, un po' dal mondo, un po' dal mondo. Vuoi dire da dove? Dal mondo, brava, per quelli che non l'hanno capito. E adesso le proviamo con voi. Facciamo questo giro intorno al mondo? Sì, vediamo. Cominciamo dalle Filippine. Ciao amici delle Filippine. Allora, prendiamo questo snack, i Ribbed Cracklings. Vediamo cosa sono. Sono dei salatini al sale e all'aceto. Tra l'altro io questi li ho visti assaggiare da Luca, di Luca non esiste. Oh, che salutiamo. Ciao Luca. Ma che saluti, tu non lo conosci? Sì, lo conosci. Ciao. Ok, Luca. Allora Luca, ti saluto solo lei. No, ti conosce, sbagliato. E niente, vediamo un po'. Con la mano? No, aspetta, alle forbici. Ah. Ta-dan. Allora. Voilà. Wow. Guardate, sono fatti così. Ah, Madonna, mi è arrivata una folata di qualcosa. Andiamo. Di aceto. Tipo chipster spesse? No. Non sono tipo chipster. Sì, sono delle chipster grosse. No, un po' più spesse, sì. E poi all'inizio senti il gusto di patatina, dopodiché ti arriva quello di aceto. Molto pizzuto. Qua. Bene, amici delle Filippine, continuate a fare queste cose. Non piacciono. A te piacciono, bene, ok. Ma a me piace l'aceto. Ah, ecco. Poi, veramente. Buoni, veramente. Quanto gli diamo? Diamogli un sacchetto di spazzatura. No. No? Certo, un po'. Diamogli un 6, dai. 6, 7. Io gli do 7. Da mangiare con un aperitivo, per esempio con un crodino o qualcosa, è buono. Benissimo, quindi buone per l'aperitivo. Buone per l'aperitivo. Non da dare ai bambini. No. Poi, andiamo avanti. Allora, adesso voliamo in... Sempre in Filippine. Rimaniamo là, ci siamo affezionati al luogo. E mangiamo questi sunflower crackers. Crackers di girasole. Al limone. Sunflower brand crackers lemon sandwich. Allora, ho letto gli ingredienti e ho fatto finta di non leggere quell'olio. Olio di palma. Vabbè. Odore di Vidal al limone. Facciamoglielo vedere. Proprio bagnoschiuma. Ecco, sono due crackers, come si dice in Sicilia, non cucchiati da uniti con di... una cremina di limone. L'odore è proprio da bagnoschiuma al limone. O anche da detersivo per i piatti. No, più da bagnoschiuma. Il crackers non è salato, è una specie di Ritz molto poco sapido. È più che altro un biscotto, non è nulla di salato, sì. Un biscotto dolce. È un Ritz senza molto, sale. Molto molto acuto, acuta la crema al limone, vero? Non è brutto. Diamogli un 6, io gli do un 6, tu che gli dai? Lo ricompreresti come snack? No. Io quello per gli aperitivi lo comprerei. Perfetto. Questo no. C'era anche al mango e alla frangia. Non lo sai, perché a me piace il limone, quindi come per te l'aceto, quindi. Per me è un 6, ma non lo ricomprerei. Dai, un 6 perché è buono, non è brutto. Però non lo ricomprerei. Benissimo, amici, andiamo avanti. Ci spostiamo in Taiwan. Dove è Taiwan? Vicino a Taitu. Allora. Ci spostiamo in Taiwan. E questo è il terrore. Non ho preso quelli ai fagioli rossi perché Ma questo si mangia così? Mm-hmm. È già pronto? Mm-hmm. Assaggia e muori? Mm-hmm. I mochi. Sono un dolce famous peanut mochi. Sono al peanut. Cos'è il peanut? Gli arachidi. Sì. I mochi, questi simpatici dolcetti, un po' molletti, un po' con quest'aria da testicolo di due.
questi cosi di buco. Bene, fai venire una voglia matta di assaggiare questi cosi. Non so, mi hanno sempre ricordato i testicoli. Siamo contenti, siamo contenti. Allora, vorremmo anche capire dove tu hai visionato i testicoli di bue. Bah. In giro. Chiedetelo a Ombretta se vi interessa saperlo. Non vi interessa, vero? Oddio, madonna, ragazzi. L'aspetto è orribile. Siamo delle polpette. Mamma mia, ma perché mangiano ste cose? Quelli originali, caro, sono dentro con marmellata di fagioli rossi, tieni. Vedete, sembrano dei... L'odore che arriva è l'odore di arachidi. Sì. Tritate, molto... Mi sembra una mini polpettina, un mini arancino, l'odore senza è buono. Offendere gli arancini. L'odore è buono. Vediamo. La consistenza è molle. Oh. Fai vedere l'interno? Lo devo assaggiare per forza? Dammi da vomitare, vero? Lo devo assaggiare, vero? Dico. È strana la consistenza, è come una gelatina molto molto molto... Che gli è successo? Vado a prendere l'acqua! È una gelatina molle che sa di qualcosa di strano. Cosa assaggiamo ora, carissima Ombretta? Da ultimo... Lascio questa. Benissimo. Ah, questi qua dai, questi qua mi sembrano già più umani. Ora andiamo. Andiamo questo qua prima. Faglielo vedere, nostri amici. Andiamo, penso in Brasile. Barcellona! Ed esattamente il Brasile, in Spagna! Va bene. Andiamo in Spagna. Ora capirete perché pensavo Brasile. Perché il dulce de leche è fatto tipo. Come si chiamano? Le tortine. Le tortine quelle di coso? Di Mr. Day. Tipo. No, tipo, no, tipo quella dello hacker, brava. Tipo di wafer. Tipo di wafer. Ci siamo arrivati. L'aspetto, certo con 40 gradi ragazzi non è che è proprio il massimo. L'aspetto è questo. Vabbè, quindi di un wafer glassato. Vediamo. Ah! L'interno è così. Sono due biscotti tipo digestive, morbidi. Con uno strato in con mezzo. Con uno strato di caramello rivestito di cioccolato. Questo è buono, però è più invernale. Mi consenti? Questo è più natalizio, ne mettete? È veramente natalizio, è vero? Buono. Però questo è buono. Quindi questo è un voto molto semplice da dare. Lo sai cosa mi ricorda? Cosa ti ricorda? La torta Savoia. Beh sì, un pochettino sì. Ragazzi, fateci pervenire delle ricette della torta Savoia. È la mia torta preferita. Mentre Ombretta non riesce a parlare, sì. È passato. Della stessa casa, fallo vedere. Della stessa casa, scusate, però bianco, vediamo se è la stessa cosa. Questo è come quello, però bianco. Assaggio prima io. Assaggia. Intorno è uguale. Benissimo, quindi non c'è bisogno. No, 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 va bene, mi fido. Non vorrei rovinarmi la linea. Always Coca-Cola, vaniglia! Vaniglia, dove cavolo è scritto? Ah. Qua, ecco, perfetto. Ah, apri, vaniglia. Apri. Non l'ho mai assaggiata, per questo ho voluto prenderla. C'era sia cherry, sia blueberry che vaniglia. E io ho preferito vaniglia. Tieni, vai tu. No, tutti e due. Non sono un amante della Coca-Cola. Dai! Sì, no, si sente. Si sente. È la Coca-Cola alla vaniglia. Niente, all'inizio non si sente molto, si e poi... sente dopo, quando dopo. La ingoiate. Veramente, veramente. Bravi quelli della Coca-Cola, per l'ennesima cosa strana. Allora, alla stessa bollevolezza. Bollevolezza, ragazzi, segnatevi questo termine. Della Coca-Cola. Voi, sommelier, quando parlerete dello champagne, dovete parlare di bollevolezza. Mica cotiche. E allora, alla stessa bollevolezza del... Oh, è bello, bollevolezza. Bollevolezza, è bellissimo. Allora, alla stessa bollevolezza della Coca-Cola normale, non della Coca-Cola Zero che è più frizzantella, però... Il sapore è uguale alla Coca-Cola normale, è stranissimo. Poi la ingoiate e non è che vi sale il retrogusto, vi rimane il retrogusto di vaniglia. Ma è una vaniglia vera, non è una vaniglia artificiale. Bene, bene. Non è la vaniglia della fialetta, è la vaniglia della bacca, secondo sicuramente me. Lo faranno con la bacca, no, sicuramente. No, lo faranno con la fialetta, ma hanno usato una buona fialetta, questo volevo dire. E adesso passiamo a ciò che ti rende così un uomo speciale. Sì, mi rende un uomo... Non dire queste cose, perché poi la gente ci crede, la non gente vero, a casa ci crede. Non è vero, però non è vero. Però la cioccolata che ha scelto lui è questa.
Vabbè, è una cioccolata un pochettino più allegra, per no, sempre quelle cose al peperoncino, al sale, qui e là. Allora, gluten free, quindi fa anche bene alla salute, perché è la cioccolata alla canapa, gluten free, di Modica, quindi è cioccolato di Modica per gente rilassata. Quindi facciamo un giro del mondo pazzesco per ritornare di nuovo nella nostra Sicilia. Salute è natura, e se c'è scritto sulla confezione possiamo crederci. Poi vediamo. Con semi interi, guardate che bella la cioccolata di Modica, a parte questa particolare. Guardate com'è confezionata, carina. Wow! Bella bella la poi cioccolata di Modica, non vi preoccupate, no, la cioccolata di Modica di bello è che è lavorata a freddo, quindi è una cioccolata dove sentite la granulosità dello zucchero e la realtà del cioccolato. E vi faccio vedere, è un po' opaca, ma questo è naturale, fa parte del processo. Queste tutte le cioccolate che avete sì senza grassi aggiunti e senza glutine. Voglio farvi vedere che i semi sono tantissimi. Sono tantissimi. È brava l'antica dolceria Rizza di Modica, che propone tante cioccolate diverse. Buonissima. Noi l'abbiamo scelta alla canapa, ma c'erano una decina di gusti. C'era il peperoncino, c'era la vaniglia, c'era l'arancia, c'era il limone, c'era tutti i gusti. Basta! Cioè, tutti, questa cosa gli è piaciuta, visto? Tutti i gusti. Ecco quindi il nostro giro del mondo che ci ha riportati a casa. È il nostro prodotto preferito di tutto questo. Per te qual è stato? Vabbè, per te qual è stato? La cioccolata con i semi. Questa qua, facciamola rivedere. Mentre il mio prodotto preferito, se devo essere sincera, per un aperitivo carino è questo. Brava, complimenti. I vincitori sono loro, yeah! Questa quanto è costata? Ve lo dico subito. Sono tutte cose che abbiamo comprato noi, eh? Quindi la cioccolata di Modica 2,90€, mentre il 80 centesimi quelli mentre fuori. Quelli che piacciono a me 80 centesimi. E vedete che la cioccolata di Modica era a pochissimo prezzo, perché di solito costano di più le cioccolate di Modica. Molto buono, molto buono. Con una spesa complessiva di 13,32€ abbiamo viaggiato su e giù per il mondo e speriamo di avervi divertito un pochino facendovi conoscere qualche prodotto. Bene, se ne conoscete di buoni da provare, suggeriteceli qua sotto. Bene, quindi donne, bambini e uomini, anche anziani, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, mettete tanti pollici in su, mettete l'hashtag Gabriele Forever. No, quest'hashtag. Va bene? Va bene, dai ragazzi, okay. E noi ci rivediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao!